Ciao da Calcio Rosso, ragazzi, sto guardando Inter-Atalanta, ma fra YouTuber, fra il dizionario italiano, tutto quello che volete, gli aggettivi sono non finiti ma sono estinti, non so di cosa veramente parlare, manca 4 minuti, siamo al momento di recupero. Io mi sto stropicciando gli occhi per come sta giocando questa squadra. È incredibile, veramente. Ogni cosa è al suo posto. Oggi sapevo che mancava Thuram, mancava Calhanoglu, manca Acerbi, ma Aslani non ha fatto rimpiangere per niente Calhanoglu, come se non fosse. Come se, diciamo, come se ci fosse Calhanoglu. Boh, cioè, ho fatica io a parlare, mi immagino, guardate che azione stanno facendo. Carlos Augusto, un altro. Oddio, ho visto delle azioni incredibili. Pavard indescrivibile. C'è Dumfries che Canacetta se ne è portati tre. Esplosivo. Carlos Augusto, un grande fenomeno. Cioè, uno per uno li prendi, ha segnato Darmian, Lautaro che fa un gol che è una roba di girata, non so come fa, attenzione, forse azione per l'Atalanta, forse trovano il 4-1, no, niente. De Vrij che una certa l'ho visto ora, faceva il trequartista, l'Inter attacca con sei uomini. Cioè, non so se ci fate caso, ma hai due esterni che si alzano, quindi Di Marco, Carlos Augusto, Darmian, Pavard, quello che volete, ma nel mentre ci sono anche i due attaccanti, quindi Lautaro e Arnautovic, salgono anche i difensori centrali, quindi salgono Pavard, salgono Bastoni, un altro clean sheet, un altro 4-0, un altro 4-0 che è mancato contro l'Atletico Madrid. È bello vederli, ragazzi, è veramente bello. Noi siamo abituati, comunque, Catanzaro ci sta facendo divertire, ma guardate qui, costruzione dal basso impeccabile. Non... Io, da quando seguo il calcio, io mi ricordo 2-3-4 squadre che dominavano veramente. E una era l'Inter dei Triplete del 2010, che comunque non dominava come questa Inter, ma sapevi che prima o poi faceva gol. La Juve del 2015 di Tevez dominava tanto, il Barcellona del 2011 che prima o poi faceva gol. Queste squadre qui, altre non me le ricordo, ma al momento questa Inter di Inzaghi è esplosiva, guarda, Barella indescrivibile, ragazzi. Frattesi entra di nuovo, fa gol, si è fatto male, poi quello è un altro discorso. Manca 30 secondi. Cioè, comunque l'Atalanta ha giocato anche bene contro il Milan, veniva in un buon momento, ma 4-0 rimarcato per 3-4 volte, quindi Salernitana due volte, ora con l'Atalanta. Volta scorsa chi era? Mi sono già dimenticato. Con il Lecce. Hai proprio una potenza da esprimere, qualcosa di. Non si trovano aggettivi, non ce ne sono. Belli stanno facendo divertire in Europa. E l'Inter vince 4-0 per la terza volta. Assurdo. In panchina hanno bis che. Quando rientrano Thuram, Calhanoglu, no, è incredibile, è incredibile. Pazzeschi, spettacolari. Capolavoro di Inzaghi, Lautaro Martinez, veramente poco da dire, sarebbe bello vedere Inter Catanzaro il prossimo anno. Detta un po' così. Buon ragazzi, io vi lascio con la buona serata. Niente, domani faccio le pagelle della nostra vittoria. E niente, buonanotte ragazzi, like, condivisione, commentate, condividete, iscrizione al canale fondamentale.
e non mi ricordo più, forza Aquile.